Il Sauvignon Cadiraio è uno dei grandi bianchi che la nostra azienda produce. Li produciamo su dei sistemi di allevamento innovativi ad alta densità, quindi abbiamo sia dei Silvaux che dei cordoni speronati, come vediamo qui. L'annata di 2019 ha una gradazione alcolica importante, 12 gradi e mezzo. Abbiamo, come potete ben vedere, delle produzioni molto contenute, di circa 120-130 quintali per ettaro. Come potete ben vedere, sfruttiamo questi sistemi di impianto per avere il più possibile la meccanizzazione di questi, quindi raccogliamo anche le uve in maniera meccanizzata, le portiamo poi in cantina e abbiamo un'intensa lavorazione. Perché vi dico questo? Perché le uve vengono raccolte, vengono poi fatte sostare con le bucce a temperature molto basse. Questa tecnica viene definita criomacerazione, quindi il contatto tra mosto e bucce a temperature molto basse, circa 4-5 gradi centigradi. Utilizziamo poi degli enzimi per poter estrarre al massimo la carica aromatica. Il mosto viene poi portato in cantina, viene lavorato, abbiamo una decantazione e poi viene fatto fermentare con dei lieviti selezionati per circa 20-25 giorni a temperature anch'esse molto basse, di circa 12-13 gradi centigradi. Abbiamo poi dei lunghi battonage, circa 6-7 mesi a contatto con i lieviti, nelle nostre vasche d'acciaio, anch'esse a temperature controllate. L'annata 2019 è un'annata che ha avuto un grande bilanciamento tra qualità e quantità. A mio avviso è stata un'ottima annata. Come potete vedere, il colore è un giallo paglierino con dei riflessi verdognoli. Invece al naso abbiamo grandi note vegetali, note che richiamano il peperone, che richiamano la salvia, che richiamano il rosmarino, la menta. E poi abbiamo anche delle note invece agrumate di ananas e di pesca gialla e poi anche di pompelmo. In bocca invece queste grandi note vegetali che sentivamo al naso si bilanciano divinamente con la massa grassa presente in questo vino, che a sua volta è supportata da un'acidità e da una grande sapidità. Io a cosa abbinerei questo Sauvignon di Cadiraio? Beh, direi che osiamo volare al di fuori dei nostri confini, un vino internazionale con un grande piatto internazionale, ovvero il sushi. Un brindisi a tutti voi, cin cin. Dio,